Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la salute e con lo IOV. Oggi siamo in compagnia di una giovane dottoressa, che è la dottoressa Antonella Brunello, dell'unità operativa complessa Oncologia Medica Prima, del Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale dell'Istituto Oncologico Veneto. Dottoressa, lei si occupa proprio di spendere i soldi del 5 per 1000 e si spendono come? Ce lo dica. Allora sì, grazie, un saluto a tutti. Devo dire che grazie al 5 per 1000 siamo riusciti ad avere i primi fondi per avviare un progetto di ricerca importante in delle malattie rare che sono i sarcomi dei tessuti molli. È un parolone, ma che sta a significare tutti i tumori che possono avvenire nei tessuti molli, appunto, che sono i muscoli, il grasso, i nervi, che sono malattie complessivamente rare, nel senso che costituiscono circa l'1% di tutti i tumori nell'adulto, però sono malattie, diciamo, ancora in parte da capire e da studiare proprio per la loro rarità. Di conseguenza, essendo un centro che fa un po' da riferimento per il Veneto, abbiamo, diciamo, chiesto ed ottenuto di partire con dei fondi del 5 per 1000 destinati allo IOV, per un progetto di ricerca mirato a cercare di capire le caratteristiche molecolari di questi tumori che poi, in un secondo momento, si spera riescano ad essere traslati in un miglioramento delle terapie per queste malattie. Certo, i sarcomi, come ci spiegavamo poco fa, sono delle malattie che capitano raramente, però soprattutto capitano a persone molto giovani. Sì, dice bene, in realtà esiste un picco di incidenza in età pediatrica e nel giovane adulto e poi in realtà un altro picco di incidenza sia proprio nell'anziano o comunque nel soggetto oltre a 65enne. Chiaramente sono diversi i tipi di sarcomi che si verificano nel giovane adulto e nell'anziano, ma anche per questo è necessario approfondire le conoscenze e capire meglio quali sono i meccanismi che portano alla formazione di questi tumori perché in gran parte sono ancora ignoti. Per qualcuno di questi sarcomi si conoscono i meccanismi e questo ha portato in qualche tipo di sarcoma, penso ad esempio nel tumore gastrointestinale stromale, il cui acronimo per gli addetti ai lavori è GIST, a trovare un farmaco proprio mirato contro il meccanismo che genera questa malattia e che ha cambiato radicalmente la prognosi di questi tumori. Ecco, noi vorremmo arrivare nel tempo a capire qual è il meccanismo che regola la trasformazione tumorale anche degli altri sarcomi e questo richiede ricerca e la ricerca non è facile da fare in una malattia rara perché c'è poco supporto anche dall'industria farmaceutica. Ah, l'industria farmaceutica non ha interesse a Diciamo che ne ha investire. poco, diciamo che ne ha poco perché chiaramente una malattia che ha un'incidenza e una prevalenza importante è più facile da studiare, quindi è più facile anche che poi si creino dei farmaci che vengono utilizzati. In una malattia più rara, chiaramente l'interesse è minore. È per questo che servono gli istituti pubblici che si occupino appunto di Certo. raccogliere, che però hanno bisogno di fondi e da destinare poi a questo tipo di malattie. Ecco, dottoressa, che cosa consiglia a dei genitori che hanno dei figli a cui viene diagnosticato questo tipo di tumore e che chiaramente si spaventano moltissimo? Certo, allora il consiglio per tutti, per i genitori che hanno dei figli, ma anche per il paziente adulto che si trovi una massa nei tessuti molli o comunque una massa che si può palpare, di solito il primo sintomo è quasi sempre una massa che viene fuori in qualche parte del corpo, è di comunque chiedere consiglio al medico, ma soprattutto di cercare poi conferma in un centro che abbia esperienza nel trattamento di queste malattie. Perché purtroppo per queste malattie la prima diagnosi è quella che poi detta anche la prognosi, quindi è importante la presa in carico da parte di un'equipe multidisciplinare che riesca a disegnare il miglior percorso terapeutico possibile. E questo in un centro periferico non sempre è garantito. Ci sono dei centri periferici che lavorano molto bene, però complessivamente è chiaro che in un centro che abbia un'equipe multidisciplinare dedicata, l'aderenza alle linee guida e quindi un trattamento ottimale è più garantito. E dottoressa, le persone che arrivano qui non trovano solo un medico, trovano un'equipe di persone che si occupano di lui, Certo. anche a livello psicologico, soprattutto quando i pazienti sono molto giovani, e viene diagnosticata appunto questo tipo di malattie col quale non ci si riesce a confrontare, non che ci si riesca a confrontare con altri tipi di tumore. Voi siete in grado di offrire quindi più
più esperienze, più medici. Nel nostro gruppo, al di là delle varie professionalità mediche, quindi l'oncologo medico per le terapie sistemiche, il chirurgo che ha un ruolo fondamentale in questi tumori, il radioterapista, è sempre presente anche nell'equipe lo psico-oncologo, abbiamo un servizio di psico-oncologia proprio per la presa in carico globale del paziente, perché è fondamentale appunto l'approccio globale ad una malattia che a volte ha delle ripercussioni anche di tipo estetico e visibile. Certo, cioè la prevenzione in questi tipi di tumori molto rari come avviene, come si fa? Purtroppo i sarcomi dei tessuti molli, a differenza di altre malattie, penso al tumore al seno per il quale lo screening mammografico ormai è abitudine comune, non ha degli esami di screening, un po' per la sua rarità, un po' perché non è stato dimostrato che esistano dei veri e propri fattori di rischio, cioè esistono diciamo alcune condizioni predisponenti. E quali sono queste condizioni? Sono rarissimi, comunque lo diciamo per amor di chiarezza. Esistono ad esempio dei sarcomi che insorgono dopo interventi che asportino i linfonodi, ad esempio in ascella, dopo che si è formato un linfedema, quindi braccio gonfio, a volte insorge un tipo particolare di sarcoma che si chiama angiosarcoma. Questo è un fattore di rischio per un tipo particolare di sarcoma. Altri tipi di sarcomi invece sono più frequenti, ad esempio in pazienti che siano sopravvissuti ad un altro tumore, penso ad esempio ad un linfoma, per cui magari in età pediatrica è stata fatta della radioterapia, in quel campo irradiato a volte può insorgere un secondo tumore che spesso è un sarcoma, ma ripeto, stiamo parlando di casi relativamente rari. Nella maggior parte dei sarcomi al giorno d'oggi purtroppo ancora non si riesce a capire veramente quale sia un fattore di rischio scatenante. E quindi cosa possiamo fare noi? Come possiamo occuparci di noi stessi? Allora, purtroppo questa è una malattia non prevedibile. Come ce ne accorgiamo? La cosa migliore, visto che grazie al cielo, essendo tessuti molli, normalmente vengono in qualche modo gonfiati dalla massa, quindi si palpa una tumefazione, si palpa una massa che può essere negli arti inferiori, nelle braccia, nel tronco, nella parete addominale. Quindi in ogni caso in cui ci sia una massa di recente insorgenza che tenda a non regredire ma anzi a crescere, bisogna farsi vedere dal medico di medicina generale, il quale, se riterrà opportuno, invierà allo specialista che compirà tutti gli accertamenti, tra cui normalmente una risonanza della parte e una biopsia, che vuol dire prelevare un ago, una carotina di tessuto, che è fondamentale prima di essere operati. Questo va detto, mai farsi operare di una massa dei tessuti molli senza aver prima sentito uno specialista, perché a volte si scopre troppo tardi che si è operata una cosa pensandola benigna e magari benigna non era, e questo non va bene. Può essere che questo tipo di tumori insorgano senza che nessuno se ne accorga, penso all'apparato gastrointestinale dove magari non si può sentire questa cosa, come ce ne accorgiamo noi? Domanda molto intelligente. Allora, purtroppo all'interno dell'intestino la massa può crescere anche fino a volumi molto rilevanti senza che ci si accorga. Purtroppo in quei casi il primo sintomo a volte è un po' di difficoltà a digerire, magari fatica ad andare di corpo, ma le masse di tipo dei tessuti molli a livello addominale, penso ad esempio ai GIST di cui abbiamo parlato prima, cioè i tumori gastrointestinali stromali, spesso arrivano purtroppo ancora adesso all'attenzione del medico in regime di urgenza, quindi con un quadro di occlusione o di sanguinamento importante. Purtroppo non esiste una vera e propria prevenzione per questo tipo di malattie, e vale un pochettino quello che penso vale per tutti quanti gli altri tumori del tratto gastroenterico, comunque di farsi comunque seguire dal medico di base. Se cambiano le abitudini ad andare di corpo, cambia la capacità digestiva, c'è qualcosa che non va, di sentire il proprio medico di medicina generale, che richiederà gli esami che ritiene più appropriati. Perché questo è un vero problema, cioè il fatto, il timore che tutti hanno che qualcosa cresca dentro di noi e che non ce ne accorgiamo. In realtà il nostro corpo ci parla, dottoressa, sì, quindi se noi lo sappiamo ascoltare è difficile che qualcosa ci sfugga, e è importante avere anche un medico con cui avere un dialogo da questo punto di vista. Ecco, per quanto riguarda la cura, si cura con la chemioterapia normale o come viene curato questo tipo di tumore? Allora, in genere i sarcomi, siano essi dei tessuti molli ma anche i sarcomi dell'osso, sono malattie molto eterogenee, quindi non si può parlare di una cura che vada bene per tutti. Diciamo che il caposaldo del trattamento nei sarcomi resta ancora la chirurgia.
Ci sono alcuni tipi di sarcomi che poi sono squisitamente sensibili alla chemioterapia, penso ad alcuni sarcomi dell'osso, come esempio il sarcoma di Ewing, che è proprio tipico di quelle popolazioni pediatriche, dei giovani adulti che dicevamo prima, in cui il primo approccio non è mai la chirurgia, ma è sempre di tipo chemioterapico. Invece altri sarcomi per i quali sappiamo che esiste una resistenza innata alla chemioterapia, per cui non avrebbe senso trattarli con la chemioterapia tradizionale, ma abbiamo scoperto ad esempio che possono essere passibili di trattamento con delle altre molecole, diciamo, più mirate. E stiamo parlando ad esempio dei GIST di cui abbiamo parlato prima, quindi con l'imatinib, che è una molecola di quelle intelligenti, che va a bloccare un meccanismo che fa insorgere la malattia. Per tutta una serie di altri sarcomi che sono attualmente ancora la maggioranza, il trattamento migliore è un trattamento combinato che prevede la chirurgia, che può essere preceduta o seguita dalla chemioterapia e preceduta o seguita dalla radioterapia. La familiarità quanto conta? Cioè, quanto conta avere avuto un parente che... Esistono delle sindromi ereditarie che possono predisporre ai sarcomi, penso ad esempio ad una sindrome che si chiama Li-Fraumeni, che diciamo, è ereditaria, in cui in una famiglia ci sono diversi tipi di tumori, tra cui anche i sarcomi, e che fa insorgere sarcomi anche in giovane età. Sono rarissime, quindi l'ereditarietà per i sarcomi conta molto poco. Si dimagrisce quando si è affetti da questo tipo di tumore? Possiamo preoccuparci quando c'è un calo di peso, come quasi sempre c'è quando c'è un tumore? A differenza dei carcinomi, che quasi sempre provocano un calo di peso in forme avanzate di malattia, nei sarcomi questo raramente si verifica. Quindi il primo sintomo di solito è proprio la sensazione di massa, che può essere in un arto o nella parete toracica, oppure se avviene all'interno della cavità addominale, proprio la palpazione di una massa, comunque di un qualcosa che prima non c'era. Raramente si cala di peso con i sarcomi. Quindi insomma sono veramente rari. Sì, e anche difficili da diagnosticare, difficili da gestire se non in mani esperte. Si guarisce, dottoressa? Si guarisce, certo, si guarisce. Chiaramente il trattamento deve essere ottimale. Un trattamento non ottimale purtroppo incide pesantemente sulla prognosi. Per quello insisto nel dire che è fondamentale nel sospetto farsi seguire in un centro di riferimento. Questa, la cura di questi tumori si fa con la ricerca, e quindi ricerca, 5 per 1000 è una firma, ricordiamolo. Insomma. È fondamentale per queste malattie rare che affliggono molto spesso, ripeto, i giovani adulti, molto spesso gli anziani, che è un'altra categoria purtroppo un po' bistrattata dalla ricerca tradizionale, perché molto spesso i protocolli di studio sui nuovi farmaci delle aziende farmaceutiche pongono dei limiti di età, e quindi noi non sappiamo spesso cosa succede nel paziente, ad esempio ultra settantenne, che però è un paziente che ormai, grazie al cielo, sempre di più varca le soglie dei nostri ambulatori. Una volta il paziente anziano era segnato per il fatto stesso di essere anziano, ora noi ci facciamo carico di tutta una serie di pazienti ultra settantenni che hanno anche delle buone prospettive in buone mani, ecco. Quindi è importante far capire a tutti che allo IOV si curano tutte le persone che arrivano, non ci sono dei protocolli che escludono, e la ricerca serve proprio a questo, a far superare la malattia e non solo a sopravvivere, quindi, ma a vivere una vita normale. È questo l'obiettivo di fatto della ricerca, e pertanto è importante investire, appunto, fare un investimento sul futuro con un 5 per 1000. E lei ne è l'esempio, visto che lo può gestire con i fondi, appunto, che le sono arrivati dal 5 per 1000. Chiaramente non sono io l'unica che gode di questo finanziamento, perché abbiamo un gruppo di lavoro e in particolare questo finanziamento ha consentito di avviare proprio una fattiva collaborazione con il laboratorio dello IOV, che segue appunto dal punto di vista molecolare la caratterizzazione di queste malattie, in modo tale che noi clinici possiamo avere poi delle nuove informazioni che ci consentiranno, speriamo in un futuro, di avere anche delle nuove terapie per queste malattie. Per queste persone, queste malattie. Bene, siamo arrivati anche alla conclusione di questa puntata sullo IOV e sulla salute. Ringraziamo la dottoressa Brunello per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.